Ciao a tutti! Ciao! In questo video parleremo della GDPR in relazione ai bot, in particolar modo in relazione ad esempio a uno strumento che viene utilizzato per creare i bot, che è ManyChat. Con Alberto ci spiegherà alcuni aspetti problematici relativi quindi alla gestione dei bot, alla comunicazione con i bot e in relazione appunto alla GDPR. Che cosa ci consiglia Alberto di fare in particolar modo nei bot relativo alla GDPR? Allora, per allinearsi alla normativa della GDPR è necessario anzitutto ottenere il consenso prima dell'acquisizione del dato. Per far questo è necessario consentire all'utente che sta appunto entrando in relazione con la chatbot di leggere e conoscere quale sia appunto la politica della policy privacy per quanto riguarda appunto l'utilizzo di quel determinato dato che stiamo lasciando all'interno del chatbot. Quindi ottenere un consenso preventivo rispetto all'acquisizione del dato. Quindi permettergli di capire i motivi per i quali stiamo richiedendo l'acquisizione di quel dato, quindi lo scopo per il quale utilizzeremo quel determinato dato. Permettergli di accedere all'interno della chatbot all'area dove appunto sono contenuti i suoi dati, in modo da vedere quali dati siano stati effettivamente acquisiti. La possibilità di cancellarsi all'interno di quel dato e anche la necessità che diciamo la chatbot sia conforme alla policy privacy determinata alla luce appunto delle nuove modifiche normative. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo anzitutto far conoscere all'utente chi sia il titolare del trattamento dei dati, per quanto tempo saranno trattati quei dati, e bisogna dargli anche la possibilità di cancellare facilmente i dati acquisiti tramite il chatbot. Ottimo. Una cosa molto importante è capire anche come il cliente dà il consenso relativo al chatbot. Come può dare il cliente o comunque il prospect il consenso nel chatbot? Alla differenza della normativa precedente, dove era comunque previsto il dover rilasciare un consenso, che però era generico, a seguito della GDPR il consenso è specifico, quindi dobbiamo richiedere specificamente il consenso al trattamento di quei determinati dati personali. Possiamo creare una appunto casella dove appunto spuntandola si conferisce il consenso, ma deve essere specificato il motivo per il quale si richiede. In precedenza si utilizzava spesso delle formule standard come clicca per continuare a navigare correttamente all'interno del sito. Invece in questo caso dobbiamo appunto affermare clicca per dare il consenso al trattamento di dati personali che ti stiamo richiedendo. Quindi deve essere un consenso specifico. Questa è la differenza sostanziale rispetto alla disciplina attuale e quella precedente. Quindi riassumendo, Alberto, che tipo di consigli daresti alle persone che vogliono iniziare con la chatbot? Consiglierei assolutamente di adeguarsi alla disciplina ponendo le informazioni necessarie e minime richieste dalla normativa, che sono appunto il titolare del trattamento, il motivo per il quale si richiede il trattamento dei dati, il tempo per il quale saranno utilizzati e la possibilità di deiscriversi. E inoltre utilizzare dei software e dei tool che sono appunto conformi alla normativa. Questo perché? Perché con la GDPR il responsabile del trattamento è sempre il titolare dei dati. Quindi se anche utilizziamo dei software che automatizzano il processo di acquisizione, siamo comunque noi responsabili di quel determinato trattamento. Quindi riassumendo, anche per quanto riguarda le comunicazioni delle chatbot, è importante, come per esempio per l'e-commerce o negli altri siti, avere un'informativa della privacy nel come trattiamo i dati raccolti attraverso la chatbot. Per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!